usciamo solo per necessità. Siamo incastrati dentro questa emergenza globale complicata. Nessuno di noi era preparato a tutto questo e a nessuno è stato chiesto di essere ottimisti per forza. Un periodo fatto di vulnerabilità, fragilità, paura. Ma come più volte mi sento dire da una persona a me cara nei momenti difficili, devi essere forte. Il nostro corpo è una motopala. Abbiamo una forza dentro che non conosciamo nemmeno. E se vogliamo, come una motopala possiamo spostare quel mucchio di paura e fragilità che dinanzi a noi sembra enorme. Nonostante ciò, stiamo reagendo, aggrappandoci con tutti noi stessi alla creatività, alla musica, alla solidarietà, al senso di comunità che ci appartiene, oltre che al lievito di birra. È anche questo un modo di reagire. Promettere a se stessi di impegnarsi a fare il pane da soli, vederlo lievitare e poi diventare croccante, è il nostro pensiero positivo. E a proposito di pensieri positivi, là fuori, mentre noi creiamo dentro casa, è arrivata la primavera. Ci ha preparato profumi, un clima che promette bene e bei colori, sì, come il verde, colore con cui era vestita la regina Elisabetta mentre lanciava un segno di speranza al mondo, citando la canzone di Vera Lynn del 1939, We Meet Again. Ci rivedremo ancora. Pensa positivo. È arrivata la primavera.